Beh, il primo consuntivo è un po' allarmante, nel senso che tutti i controlli purtroppo sono stati positivi, nel senso che è seguita una sanzione o delle prescrizioni o delle imposizioni sanitarie per gli esercenti. Quindi va aggiustata la concezione della somministrazione degli alimenti in Agrigento e in questo l'Arma dei Carabinieri si rende disponibile a seguire gli esercenti per la tutela del cittadino. Qualsiasi dubbio può essere richiesto a noi e cercheremo di dare le giuste indicazioni per una somministrazione corretta degli alimenti. Tolleranza zero e i controlli proseguiranno. Tolleranza zero, diciamo, non darei un grado di tolleranza quanto il fatto che anche se dovessimo tollerare uno sarebbe già un errore perché il rischio sarebbe quello di nuocere alla salute dei cittadini. Per cui i controlli proseguiranno, ma non proseguiranno soltanto nei luoghi cosiddetti della movida. I controlli proseguiranno nell'entroterra agrigentino, si svilupperanno lungo tutta la costa, ma andranno anche nel territorio montano con diciamo, con una forbice che va dalla minima somministrazione alla più alta somministrazione stellata che possa esistere. Qual Quindi è la cosa controlli a più tutto tondo. ricorrente che avete riscontrato? Le cose più ricorrenti sono le violazioni tendenzialmente alla tracciabilità degli alimenti, quindi una corretta tracciabilità degli alimenti in ossequio al regolamento 178 del 2002 e una corretta etichettatura degli elementi. In particolare mi voglio riferire al regolamento 1169 del 2011, laddove questo individua anche gli allergeni, quindi l'appello è quello di indicare correttamente come vuole la norma gli alimenti, ma di indicare in maniera molto chiara e visibile gli allergeni che in caso di intolleranze possono dare soltanto dei lievi fastidi, ma in caso di allergie possono purtroppo avere epiloghi tragici. Spesso vi siete imbattuti anche su atteggiamenti di finti tonti. Purtroppo sì, nel senso che alla richiesta di autorizzazione faccio l'esempio più blando che è quello dello scarico, ci è stato richiesto di che cosa si trattasse. In realtà si sa benissimo che gli impianti si devono dotare di questo strumento amministrativo che viene rilasciato dal comune con alcune prescrizioni. È una procedura molto semplice, una procedura amministrativa che non prevede granché di oneri. Si tratta soltanto di adeguare le proprie strutture e renderle compatibili con l'ambiente e con la salute dei concittadini nostri. Accompagneremo questo tipo di attività che ha descritto il Centro Anticrimine Natura con un altro tipo di intervento. Avendo notato negli ultimi giorni, settimane, una recrudescenza della guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti, intensificheremo i controlli stradali, soprattutto nel weekend e all'uscita dei locali. E poi in fascia costiera, porremo particolare attenzione nei confronti di quei locali che organizzano delle serate danzanti, organizzano delle serate di intrattenimento senza le previste autorizzazioni. È un discorso molto delicato che riguarda principalmente la sicurezza e l'incolumità di tutta la collettività. Quindi quello che accompagno io anche questo invito, i locali che vogliono fare un determinato tipo di serata devono avere tutte le autorizzazioni necessarie, la struttura deve essere idonea a ospitare il numero di persone per cui è prefissata, senza andare oltre, perché poi possono crearsi dei problemi sull'ordine e la sicurezza pubblica. Droga e alcol purtroppo sempre in fasce di età sempre più basse, sempre più giovani. Le fasce giovani cercano sempre di approvvigionarsi di quelle droghe, diciamo, a basso costo come marijuana, hashish, e purtroppo su Agrigento anche un certo aumento sull'eroina. Sono droghe che comunque sono facilmente reperibili e ragazzi giovani, giovanissimi, anche a volte minorenni, riescono a recuperarla e ahimè, farne uso anche a fine di una serata e anche qualcuno che guida sotto questo effetto.